È un'affermazione importante che viene dal Presidente della Camera di Commercio che ha senz'altro il polso della situazione. C'è qualche timido segnale di ripresa, è difficile dire se questo è il segnale di un'inversione di tendenza. Ecco, su questo sono un po' meno ottimista. Credo che la crisi non abbia esplicato ancora tutti gli effetti, ma ho la convinzione che si debba essere ottimisti e pensare a una ripresa che avverrà in tempi ragionevolmente brevi. Definirla un'ottima iniziativa è poco. È un'iniziativa veramente buona, può realizzare veramente le condizioni per una ripresa economica di tutta la filiera dell'edilizia in primis, ma non solo, di tutte quelle imprese legate poi al mondo della casa, che potrebbe avere dei risultati significativi nell'invertire la tendenza economica del nostro territorio. Mi riferisco in modo particolare al fatto che il piano casa del governo, così come era stato perlomeno enunciato, nel nostro territorio non dovrebbe avere alcun effetto dirompente su quello che attiene poi a una corretta crescita urbanistica delle città. Le nostre realtà sono fatte da moltissime abitazioni singole, bifamiliari, plurifamiliari, ma certamente non tali da essere stravolte dall'iniziativa del governo, che peraltro metterebbe in moto tutta una filiera di imprese che trarrebbero un grande giovamento da questo. Devo dire a questo proposito che anche la regione Friuli Venezia Giulia si è mossa in maniera accorta. Il presidente Renzo Tondo pochi giorni fa, a una festa dell'artigianato di San Giuseppe Artigiano che si è svolta a Trieste, ha ricordato quali sono i dati di questa iniziativa della regione. 311 milioni di euro in 850 appalti, se non ricordo male. Ecco, sono tutte opere di infrastrutture o opere primarie che attengono in maniera specifica alle piccole imprese, alle piccole e piccolissime imprese. Sono appalti di entità modesta, diciamo così, anche se per noi sono cifre importanti, di qualche centinaia di migliaia di euro al massimo, quindi che vengono gestite celermente dalle amministrazioni che poi devono operativamente metterle in atto e possono dare un risultato importantissimo. Anche perché la priorità che lo stesso presidente Renzo Tondo ha enunciato è quello di finanziare per prime quelle opere che sono immediatamente cantierabili. E questo è un segnale, è un indirizzo che apprezziamo molto come categoria economica.